tenevo a fare questo video perché leggo le consuete ricostruzioni fantasiose, a volte anche vergognose, da parte di gran parte della stampa italiana, che sta oggi in maniera compatta addossando tutte le responsabilità di questa pseudo crisi di governo, e poi non so se si concretizzerà o meno mercoledì a Conte, al Movimento 5 Stelle. E oggi addossare le responsabilità di questa pseudo caduta del governo, e poi non so se ci sarà a Conte, è una falsità meschina che stanno portando avanti molti giornali, molti politici, soprattutto Di Maio, che ormai è così terrorizzato non dalle sorti del paese, perché a Di Maio del paese non ne frega più niente da anni, altrimenti non avrebbe compiuto le scelte che ha compiuto. Gli interessa le sorti, che gli interessa Di Maio sono le sue personali, insomma, le proprie poltrone, il proprio potere. Di Maio oggi fa il giro delle sette chiese terrorizzando i cittadini italiani rispetto a piaghe d'Egitto, qualora non avessimo più Draghi, qualora si dovesse andare a elezioni anticipate, cosa che avviene in tutto il mondo. Pensate che in Gran Bretagna, dove diciamo una realtà che Di Maio ha sempre preso a modello dal punto di vista della democrazia, hanno di fatto sfiduciato il Premier, in un paese che è molto più esposto del nostro dal punto di vista politico, geopolitico e militare, con l'Ucraina. E l'hanno sfiduciato gli stessi, tra l'altro, componenti dello stesso partito di Boris Johnson, cioè rendiamoci conto, si vota in tutto il mondo. Ecco, da un lato c'è Di Maio che fa tutto questo e il suo terrore è reale, perché senza la poltrona di ministro degli esteri e senza possibilità di fare delle nomine non avrebbe la possibilità di garantirsi un potere personale e rafforzare un potere personale, che è ciò che oggi politicamente lo tiene in vita, non avendo nessun consenso, non avendo nessun briciolo di credibilità, perché chiunque oggi in Italia ascolta Di Maio non crede a quel che dice, perché ha mentito, cambiato idea così tante volte come nessuno forse nella storia repubblicana. Dall'altra parte però c'è Draghi, e è lui che non vuole continuare a fare il Presidente del Consiglio, ma è palese, per cui addossare tutte le responsabilità a Conte è veramente un'operazione meschina. Io nel 2020 scrissi un articolo per The Post Internazionale, all'interno del quale, anche perché ho avuto delle informazioni, persone molto vicine a Draghi e poi sono diventate addirittura ministri e non del Movimento 5 Stelle, e che lui insomma ambisse a diventare Presidente della Repubblica, tant'è che scrissi: Draghi vuole diventare Presidente della Repubblica, ora vado a memoria, e per raggiungere il Quirinale è disposto persino, utilizzai questo termine, persino a fare il Presidente del Consiglio di un governo di unità nazionale. Questo lo scrissi molto prima che Draghi diventasse Presidente del Consiglio. Desiderio poi si è infranto, obiettivamente grazie a Conte e Salvini, sempre per amor di verità, i quali si sono opposti, grazie a Dio, all'elezione di Draghi, Presidente della Repubblica. Non ci è riuscito, grazie a Dio, e oggi si è stufato. Non ne può più di stare lì dentro, da mesi. Uno, perché già da mesi sta facendo un mestiere che non ha voglia di fare. Non vuole fare il Presidente del Consiglio, non vede l'ora di andarsene. Due, parere personale, secondo me teme che quello che potrà arrivare, temo che arriverà in autunno, possa minare quella che lui ritiene ancora di avere, una grande credibilità internazionale, perché il paese sta messo peggio di quello che ci descrivono, e tutti noi lo sappiamo, chi vive nel mondo reale lo sa. Ecco, dato che per me Draghi teme anche questo, non vede l'ora di andarsene, quindi prende la palla al balzo, tanto c'ha tutta la stampa a favore che descrive Conte come un farabutto, un distruttore delle istituzioni, e se ne va, e se ne vuole andare. E per me non lo escludo, appunto, se ne andrà, che andrà fino in fondo, perché si è stancato e teme quel che arriverà appunto in autunno. Tutti quanti stanno provando a trattenerlo, i partiti, anche la CGIL. Rendetevi conto, anche la CGIL, i sindaci fanno le catene di Sant'Antonio e compagnia cantante. Fatto sta che tanti stanno appunto chiedendogli in ginocchio: ti prego, resta. Mattarella ha respinto le sue dimissioni, non so quel che farà. Secondo me, se gli dovesse arrivare una telefonata importante da Washington, potrebbe di nuovo mettersi a disposizione della Repubblica e tornare ad essere il nonno a disposizione delle istituzioni. Se mentre oggi si fa credere che senza Draghi c'è l'alluvione, l'alluvione universale, le cavallette, le piaghe d'Egitto, il disastro, l'inferno, senza Draghi la catastrofe, capirete che non è così. Questa è narrazione per andare contro Conte, per andare contro il Movimento 5 Stelle e per poter ancora di più far credere agli italiani che l'unico salvatore della patria sia il presidente Mario Draghi. Non è così. Draghi oggi ha dei numeri schiaccianti in Parlamento. Veramente, qualora volesse continuare a essere Presidente del Consiglio, potrebbe
continua ad essere non soltanto Presidente del Consiglio, ma Presidente del Consiglio di un governo di unità nazionale, perché tutti gli voteranno la fiducia. Avrebbe dei numeri schiaccianti, maggiori della gran parte dei governi che si sono succeduti durante, insomma, la nostra storia repubblicana. Schiaccianti, questa è la realtà, questa è l'unica realtà. Il resto è una narrazione meschina, che da un lato vuole appunto ancora di più dipingere Draghi come salvatore della patria e non lo è, da un altro lato viene portata avanti da poltronari che temono le elezioni, perché temono il consenso, perché temono il giudizio, che tra virgolette è proprio una cosa che dovrebbero ambire a conoscere, il giudizio dei cittadini, i quali hanno il diritto dovere di manifestare il loro apprezzamento sul lavoro svolto dai loro dipendenti in Parlamento, pagati con le tasse che noi paghiamo. E dall'altro lato appunto la voglia di addossare tutte le responsabilità a Conte, al Movimento 5 Stelle, che grazie a tutti, buona giornata e buon fine settimana. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.